benvenuti alla conferenza stampa pre-gara Axel Group Latina Caos Futsal. A disposizione ci sono il mister Piero Basile e Lucio Avellino. A voi. Allora, cominciamo con mister, seconda vittoria in trasferta, e 5 vittorie su 7 partite. Sono cambiati gli obiettivi rispetto all'inizio del campionato, secondo lei? No, credo di no. Ci siamo sempre detti di pensare partita dopo partita. E a fine giro di andata faremo, diciamo, una prima analisi, una prima valutazione, no? Quindi la classifica è cortissima, quindi sappiamo che prima conquistiamo i punti per entrare nella finaletta, e quindi raggiungimento del nostro primo obiettivo, e prima siamo più contenti di averlo fatto. Quindi gli obiettivi non cambiano, andiamo avanti, mancano 4 partite, come detto prima, pensando partita dopo partita, e a fine giro di andata cercheremo di fare quanti più punti possibili. Ha la sensazione che quest'anno la squadra sia più forte rispetto all'anno scorso e due anni fa, al di là dei risultati che sono stati conseguiti, la consistenza di squadra, anche l'autorità con cui si vincono le partite in trasferta, o pensa semplicemente che era una cosa fisiologica che comunque... Ma non, alla fine non ci preoccupiamo di fare paragoni con gli anni passati, ogni anno è diverso da un altro, ci sono tanti fattori che lo determinano, come gli infortuni, le squalifiche. L'anno scorso all'inizio eravamo veramente decimati da transfer, da squalifiche, da infortuni, quindi non si può dire se una squadra è più forte di un'altra da un anno all'altro, quindi non ci pensiamo a lavorare, a crescere come stiamo facendo, e niente, concentrati su quello che è il campionato, che è difficilissimo, tante squadre che anche le neopromosse stanno facendo benissimo, quindi campionato difficile, bisogna sfruttare il momento favorevole, perché sicuramente avremo anche dei momenti di calo durante la stagione che dobbiamo saper gestire. Partita contro il Caos è sicuramente una partita insidiosa, hanno perso una sola sfida anche loro in 7 partite giocate, non vincono da 3 partite, che vuol dire che verranno sicuramente con molta fame. Quali sono le sue considerazioni a proposito? Ma il Caos, come abbiamo sempre detto, è una, secondo me, delle 3 squadre più forti di questo campionato, no? Che lotterà per lo scudetto, credo, insieme al Pescara e all'Acque Sapone. È chiaro, sì, è vero, non vincono da 3 giornate, però hanno giocato con lo stesso Pescara, che c'è stato un pareggio, la Luparense sabato scorso fino a 4 minuti dalla fine erano avanti 4-2, quindi una squadra fortissima che ha sicuramente un potenziale offensivo importante. 2 pivot di grande caratura come Fernandao e Cacà, quindi una squadra fortissima che proveremo a limitare, però chiaramente, come abbiamo sempre detto, noi proviamo a fare il nostro gioco, a cercare di imporlo. È chiaro che troveremo davanti una squadra fortissima che sicuramente ci farà soffrire, e lì noi dobbiamo essere bravi a soffrire e a tirare vantaggio da quello che loro ci concederanno, no? Ok, passiamo invece a Lucio. Allora, stessa domanda, lo rivolto al mister, un inizio di stagione davvero fantastico, te lo aspettavi? Sì, sicuramente che quando abbiamo iniziato la preparazione ci aspettavamo sempre di stare dove stavamo, tra i primi 5 o tra le prime 8 quando finisce il girone d'andata, che era il nostro primo obiettivo. Peccato per le 2 partite che abbiamo perso, perché potevamo fare qualcosina in più, però ormai sono partite che sono andate e dobbiamo fare tesoro di quegli sbagli che abbiamo fatto, e col Riete abbiamo dimostrato di avere una maturità superiore a quelle altre 2 trasferte, quindi siamo contenti e ci aspettavamo, perché crediamo nei nostri mezzi. Rispetto all'Orlo Caffè Napoli ci sono 3 punti da recuperare, un punto indietro al Pescara. Secondo te siete già a livello di queste 2 squadre, oppure vi manca ancora qualcosa? E se vi manca qualcosa, secondo te cosa? Secondo me il Pescara è una squadra che sa un gradino superiore alle altre, per una questione del roster, che hanno un roster molto più ampio. E poi penso che le altre squadre sono molto equilibrate, un campionato che si dimostra con l'Imola, che è una neopromossa che ha 15 punti e ha saputo vincere pure col Caos, quindi è un campionato molto equilibrato, e secondo me per arrivare a quell'escalino come a quel livello del Pescara ci vorrebbe un roster molto più ampio, che loro hanno la possibilità di girare i giocatori ogni settimana o possono
e sfruttare se ci sta qualche infortunio, qualche squalifica, ci sta sempre un giocatore pronto per giocare, però comunque noi pensiamo a noi e penso che se lavoriamo bene possiamo arrivare a quel livello. Dal punto di vista tecnico, io ti ho visto, sembra un paradosso, ma ancora più maturo rispetto alle stagioni precedenti, nel senso che sembra quasi che abbia una consapevolezza di squadra, oltre che individuale, sappia sempre cosa fare e come fare. Questo è anche merito del tuo allenatore. Tu come hai visto questo tipo di evoluzione che hai fatto? No, sicuramente quando c'è una squadra sta formata, cioè creata bene e sta messa bene in campo e ognuno sa quello che deve fare, è molto più facile e sicuramente ogni giocatore può dare di più di quello che dava. Quindi cioè, io penso che tutti siamo migliorati durante gli anni e ci troviamo molto bene, penso che la squadra sta giocando molto bene e ognuno di noi sta dando il massimo e quello ti permette di avere la tranquillità di giocare che è importante, eppure i risultati che ti danno una consapevolezza per renderti conto che i nostri mezzi sono di qualità. Ultima domanda per il mister. Ha la sensazione che questa città si stia affezionando sempre di più a questo sport, uno sport che prima magari considerava un po' con un certo anche una certa distanza, adesso sembra invece essersi completamente risvegliata, soprattutto dal punto di vista della passione è aumentato tantissimo. Lei ha questa sensazione? Sì, no, la sensazione è palese, no? Perché lo vediamo anche durante gli allenamenti che i ragazzi della curva ci vengono a sostenere anche durante gli allenamenti e ieri proprio parlando con gli amici del basket mi dicevano che tifo durante gli allenamenti alla Latina non si era mai visto, quindi è chiaro che noi questa cosa la sentiamo la loro vicinanza, così come il pubblico poi ci viene a sostenere. Questa è una marcia in più, no? Perché io dalla panchina, nonostante non seduto in panchina, o meglio a guidare la squadra, ho sentito veramente questa carica, soprattutto sul 3-2 in vantaggio a Rieti, ed era un apporto che si sentiva, e quindi poi nei momenti di difficoltà questo può fare la differenza, no? Credo come l'abbia fatto a Rieti, quindi è normale che questo, diciamo, questa passione, questo amore verso la squadra si sente, siamo contenti di questo, dobbiamo adesso noi cercare di aumentarla sempre più, perché poi alla fine dipende da noi, no? Dipende da quello che noi riusciamo a offrire, dipende dai risultati, da come facciamo divertire il pubblico, quindi più riusciamo a coinvolgere con le nostre prestazioni il pubblico, sicuramente ne trarremo vantaggio.